con il supervisore generale della Tonnocallipo Calabria Vibo Valentia, Michele Ferraro, gara 1 e della Tonnocallipo 3-0 Sossora. Ma diciamo che è stata una partita che ci aspettavamo dura e dura è stata, soprattutto diciamo il primo set, il secondo l'ho visto in maniera diversa, il terzo non c'è stata storia, però abbiamo vinto 3-0 e quindi penso che come nelle altre gare alla fine abbiamo meritato di vincere. Sora è una squadra che si equivale alla nostra, lo ha dimostrato soprattutto nel primo set. Sono due squadre che hanno giocatori di categoria, giocatori che in questa A2 fanno senz'altro la differenza, però ancora una volta nei momenti importanti della gara la nostra squadra è stata superiore, così come è avvenuta in altre occasioni. Direi che il primo set, loro sono partiti bene, noi abbiamo battuto male, non abbiamo murato, per cui sono andati avanti. Non sono forse riusciti a gestire quel vantaggio di 4-5 punti che avevano in un momento delicato, ci hanno dato la possibilità di rientrare in partita. Poi alla fine noi abbiamo giocatori che, come ti dicevo, fanno la differenza, o in difesa o a muro o in attacco, per cui poi alla fine siamo riusciti a vincere così. Il secondo set è stato un po' diverso dal primo, siamo andati avanti noi, ci hanno raggiunto, mi pare che ci abbiano superato di un punto, però anche lì nel momento clou, gli ultimi due palloni siamo riusciti a metterli a terra. Il terzo set secondo me non c'è stata storia, anche perché loro sono calati fisicamente, sono calati anche moralmente, però certamente era importante vincere la prima partita in casa, è sempre fondamentale vincerla perché ora la palla passa a loro, a Sora e mercoledì, ma certamente è una squadra che come la nostra, per cui ti puoi aspettare qualsiasi risultato, in qualsiasi set, anche un risultato finale diverso, diciamo, da questo. Una bella risposta del pubblico in una giornata particolare, atipica, il 1º maggio, una giornata piovosa. Una bella risposta, supervisore. Sì, c'è stato un bel pubblico, ce l'aspettavamo, devo dire la verità, anche perché il 6 gennaio, sempre contro Sora, abbiamo avuto un altro pienone, per cui la gente quando ci sono partite importanti, partite belle, la gente viene. Indipendentemente si è parlato in questi periodi di costi dei biglietti, non biglietti, eccetera, però io penso che quando la gente vuole vedere uno spettacolo, così come magari va al cinema o va a mangiare una pizza, viene a vedere una partita di pallavolo bella. Io penso che questa sera lo spettacolo abbia meritato il prezzo del biglietto. Una Calabria che si proietta a livello nazionale in maniera forte, in maniera decisa, dopo la grande impresa del Crotone in Serie A. Ora la Tonnocallipo, un plauso al Crotone, da società che come la Tonnocallipo c'è stata in Serie A per tanti anni, ora il Crotone nel calcio, come dire, porta il nome alto della Calabria in Italia e anche nel mondo. Diciamo che la Tonnocallipo è vicina al Crotone in questo momento e quindi gioisce insieme al Crotone, gioisce insieme al suo presidente Vrenna e a tutti i dirigenti del Crotone. Non dobbiamo dimenticare che sono dei calabresi, come siamo calabresi noi, hanno fatto un percorso come lo abbiamo fatto noi e quindi da una categoria bassa sono riusciti ad arrivare in A1 con le loro forze, con pochi soldi, con gente capace dal punto di vista professionale e con dirigenti tutti di Crotone. Questa è una cosa importante, una cosa che deve far riflettere e una cosa che deve far pensare che anche in Calabria, se ci si impegna, si possono raggiungere grandissimi risultati. Onore al Crotone che rappresenterà la massima serie in giro per l'Italia in questo campionato così importante ed è un vanto, diciamo, di tutti quanti i calabresi. Senza campanilismi, ho visto che ci sono i campanili del Catanzaro, della Regina. Lo sport fa storia a sé, ci sono dei cicli che si aprono e si chiudono. Oggi è il ciclo del Crotone, 20 anni fa, 30 anni fa è stato il ciclo del Catanzaro. Io mi auguro che ritorni questo ciclo del Catanzaro, della Regina, però per il momento dobbiamo applaudire al Crotone che sta andando molto bene, che ha vinto il campionato e dobbiamo applaudire anche al Cosenza che con questa nuova dirigenza sta dando dei grandi risultati. Mi auguro al più presto che si possa applaudire anche la nostra città, la Vibonese, dove il presidente Caffo fa veramente tantissimi sacrifici per mantenere questo giocattolo in questa città. Grazie, avvocato. Grazie a voi.